Inaspettato colpo di scena in Terra Amara nelle puntate dal 13 al 14 agosto. Demir, tra le vestigia dimenticate, scopre il corpo inanimato di sua madre. Portandola nella loro residenza, la notizia si diffonde come un incendio in una notte senza vento. Sanie e Zuleya, sconvolte, hanno difficoltà a credere all'improvvisa perdita. Con un cuore pesante, Demir accomoda delicatamente sua madre nella sua stanza, posandola sul letto. Mentre si inginocchia accanto a lei, le sue parole, spezzate dal dolore, echeggiano: «Madre, perché mi hai lasciato?» Intanto, gli Yilmaz, ignari di tutto ciò, sono in cerca di un car. Solo quando una macchina si avvicina con l'ombra della triste notizia, la realtà diventa chiara. Fikret, con un'ondata di tristezza, cerca conforto e, con lacrime agli occhi, si domanda il perché di questa tragica svolta. Mentre il mondo attorno sembra offuscarsi, la voce di Fikret riecheggia, trasformando l'aria in un mare di dolore e disperazione. Il mondo di un uomo si incrina quando, entrando nella villa, trova l'essenza immobile della sua amata. Li abbraccia in profonda sofferenza, e mentre siede vicino al letto, le sue lacrime narrano un dolore incommensurabile. «Come potrò andare avanti senza di te?» chiede con un grido lacerante. «La mia esistenza è oscurata dal tuo addio, non posso immaginare una vita senza di te». Nel frattempo, Gulten apprende la triste notizia da Cetin, mentre cerca di confortarla. Mujgan entra nella villa e viene a conoscenza dell'accaduto. Poco dopo, Bej arriva e nota l'apparente tranquillità di sua zia di fronte alla notizia della scomparsa di Unkar. Ricordi affiorano nella mente di Mujgan riguardo a parole passate tra suo padre e la madre di Demir. Connetto gli indizi, inizia a pensare che sua zia possa essere coinvolta nell'atto fatale. L'addio a Unkar sconvolge tutti, familiari, amici e vicini. I poliziotti arrivano per portare via il corpo per l'autopsia, e quella sera la villa si riempie in suo onore. La madre di Unkar, devastata, protesta contro il fatto che sua figlia venga portata via. L'assenza della matriarca crea un vuoto che scuote ogni anima. Nella villa, donne si radunano per pregare per Unkar. Tra loro, Bej emerge con un'aura ambigua. Avrà il coraggio di avvicinarsi ai familiari della defunta? Nessuno sospetta del suo coinvolgimento, ma lei stessa sa di avere eliminato un ostacolo potente. Durante le preghiere, una donna anziana entra. Nonostante le sue sfide mentali, comprende la perdita e, aggrappandosi a una scarpa, dichiara che è l'ultimo ricordo della sua amata. Fuori, nel giardino, mentre gli uomini pregano, Demir riflette sulla perdita. Con un'aria sofferente, confida che, se potesse, chiederebbe perdono a sua madre per ogni torto commesso.